sono stati i burattini senza fili degli studenti del liceo artistico di Cortona i vincitori del primo concorso di cortometraggi sul tema della diversità, contest inserito all'interno del Festival dell'Educazione che si è aperto martedì ad Arezzo nel campus universitario del Pionta. L'idea era quella di valorizzare un po' quelle che erano le scuole del territorio, coinvolgendo attivamente i ragazzi. Abbiamo fatto un bando, l'abbiamo mandato alle scuole, hanno risposto 5 scuole e mi sembra che i video siano di ottima qualità sia dal punto di vista tecnico sia anche dal punto di vista dei contenuti. I ragazzi hanno una concezione ampia di diversità, non c'è solo la diversità intesa come disabilità, ma ci sono le diversità etniche, le diversità linguistiche, quindi spesso noi abbiamo una concezione stereotipata di diversità che in realtà non corrisponde a quella che è quella dei ragazzi. Il nostro video tratta il tema della diversità in modo molto simbolico. Insieme ai ragazzi abbiamo scritto questa sceneggiatura dove a parlare sono dei burattini, tutti di legno e uno di pietra. Diciamo che quello di pietra è un pochino denigrato dagli altri e poi a spuntarla sarà appunto la diversità. Il Festival dell'Educazione proseguirà fino a mercoledì. Questa sua prima edizione è dedicata a due temi della diversità e dell'inclusione sociale. Crediamo che l'educazione sia non solo un fine, ma il mezzo più potente per emancipare i contesti sociali e le persone. Siamo un'università, siamo una facoltà di scienze della formazione, siamo radicati nel territorio, non solo per la storia che il Pionta ha, quindi vogliamo attraverso questo festival diventare luogo di apprendimento che si apre sempre più alla città, quindi una città che apprende attraverso delle discussioni, ma soprattutto attraverso chi la abita, dagli studenti alle famiglie, agli operatori.